Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovissimo video in cui voglio approfondire, senza spero diventare troppo noiosa, il discorso scuola americana. Anche perché il mio caso è abbastanza particolare, siccome vado in una scuola privata che, ebbene sì, è anche cattolica. Ora, se stai pensando di fare l'anno all'estero, non chiudere questo video, anche se nell'iscrizione hai crocettato scuola pubblica, perché, carissimo, l'avevo fatto pure io e ora sono qua. Il mio discorso è un po' particolare, anche se in realtà succede molto spesso, ovvero era agosto, non mi avevano ancora trovato una famiglia con opzione pubblica e di conseguenza ho dovuto accettare la scuola privata, che nel mio caso, come in molti casi in cui è privata, è anche cattolica. Vi confesso che la prima cosa che ho pensato quando mi hanno detto Giulia vai in una scuola privata è stato oh cavolo, mi tocca veramente studiare. Quando penso andando all'estero, onestamente pensi anche al fatto che non studierai molto per un anno, siccome il livello della scuola italiana è assolutamente più alto di molti altri paesi. Però sì, in America le scuole private hanno un livello molto più alto delle scuole pubbliche. Per farvi capire meglio, la mia scuola privata conta come B ciò che al college è una A. Questo perché hanno voluto alzare il livello in modo che nel giro di poi qualche anno i ragazzi si abituassero così tanto a studiare in questo modo e il livello maggiore generale fosse più alto. Il motivo principale per cui inizialmente non avevo crocettato scuola privata, oltre al fatto che sapevo avrei dovuto studiare, era il costo. Il costo è più alto delle scuole pubbliche, che in generale sono gratuite. Nella mia scuola personalmente il costo va dai 4 ai 6.000 euro l'anno in base al tuo reddito, quando invece, come ho già detto, in una scuola pubblica sarebbe gratuito. Non abbiamo il servizio autobus e sì, abbiamo le uniformi. Per quanto riguarda il costo però, volevo aprire una piccola parentesi. Sì, è tantissimo, ma secondo me ha anche senso, nel senso che paghi di più, ma è una preparazione molto molto più elevata rispetto a moltissime altre scuole pubbliche e soprattutto molte delle volte vai in una scuola privata pagando di più proprio perché nelle scuole private hai molte più possibilità di essere ammesso in un college con una borsa di studio. Arriviamo ora alla particolarità della mia scuola, ovvero che è privata cattolica. Praticamente tutti i ragazzi che vanno nella mia scuola credono veramente in Dio. Alcuni vanno in questa scuola semplicemente per il discorso borse di studio, per il college, e quindi non credono veramente in Dio. Quello che rende diverso la mia scuola cattolica da altre scuole è semplicemente il fatto che preghiamo prima di ogni lezione, abbiamo vere e proprie messe a scuola, che però non sono così male visto che ci fanno perdere lezioni di scuola, e teologia obbligatoria, quindi nel senso non ci sono moltissime differenze. Chiudendo l'argomento scuola cattolica privata, le scuole in generale in America partono alle 7.45 e finiscono alle 3.05. Ovviamente non tutte le scuole sono così, ma questo è più o meno quello che so. Nella mia scuola personalmente hai 8 materie, di cui 4 sono obbligatorie, nel mio caso teologia, storia americana, inglese e matematica. E comunque tutte queste materie puoi scegliere il livello in cui essere, quindi se di matematica sei troppo bravo puoi scegliere il livello superiore. Inoltre, sempre nella mia scuola, le 8 materie si intercambiano. Questo vuol dire che se lunedì ho le prime 4 materie, martedì ho le altre 4 e mercoledì le prime 4 che erano lunedì. Quindi le prime 4 saranno lunedì, mercoledì e venerdì, le altre 4 martedì e giovedì, e si intercambiano di settimana in settimana. La cosa che trovo personalmente più meravigliosa della scuola americana è, come vi ho già detto, il fatto che tu possa scegliere le tue materie preferite, le materie da fare e il livello. Questa penso che sia una cosa bellissima e che dà la possibilità allo studente di crescere senza per forza dover seguire gli standard di ogni classe. Nel senso che se io vado molto bene in inglese, posso scegliere di fare Honor Advanced Literature. Se vado male di matematica, posso scegliere di fare algebra invece di college algebra. Una cosa che trovo assolutamente meravigliosa, pazzesca, della vita degli adolescenti in America e legata alla scuola è che il 90% degli adolescenti dopo scuola, quindi dopo le 3 di pomeriggio, fa uno sport o qualsiasi altra attività legata alla scuola. Questo vuol dire che escono alle 3 e fanno ancora almeno 2 ore e mezza di attività. Dopodiché moltissimi di loro vanno a lavorare. Secondo me è pazzesco come riescono a coordinarsi in maniera meravigliosa, come riescono a coordinare tutto e riuscire ad andare molto bene a scuola.
Penso di farvi prossimamente un video riguardo agli sport, siccome ricoprono una parte fondamentale della loro vita e ci sono anche molto legata visto l'incidente. Peraltro, ho avuto la seconda operazione e ora la mia mano è così. Penso, spero che si veda, la luce fa un po' schifo, sta piovendo fuori. E domani cambio la fasciatura e inizio a fare fisioterapia lunedì. Ah, e ultimissima cosa, esiste veramente lo Spring Break, che è questa vacanza a aprile? No, non ad aprile, oggi è aprile, a marzo mi sembra, dove si sta semplicemente una settimana a casa da scuola, moltissimi partono per lo Spring Break e peraltro nel mio caso è prima di Pasqua. Ho saputo che molte scuole non festeggiano Pasqua, nel mio caso si festeggia perché, come vi ho già detto, è una settimana santa legata alla religione, e quindi ho avuto tipo 5 giorni di vacanza, compresi poi il weekend, tipo 4 giorni in cui sono rientrata a scuola e poi altri 5 giorni per Pasqua, cioè meraviglioso. Quindi niente, questo era il mio video, spero che vi sia sembrato interessante. Quando mi ricordo che stavo per partire per l'America, una delle cose che mi interessavano di più era sapere qualcosa in più sulla scuola. E vi farò altri video riguardo, probabilmente riguardo attività, cose così, non lo so. Penso di portarvi uno di questi giorni a scuola con me. E niente, grazie di avermi seguito e niente, al prossimo video.